Ciao Alex, ma sei proprio sicuro che ci sarà la bull run con l'implemento delle CBDC? Grazie. Oggi mi commenta così, stavo proprio in diretta, stavo guardando in questo momento i messaggi, sul canale Lex Finance, completamente gratuito, tra l'altro che ti lascio sotto in descrizione, un ragazzo mi chiede se sono sicuro che ci sarà la bull run. Io ti dico di sì, e non solo, ma dico anche che il prossimo crollo probabilmente sarà la più grande opportunità che avrete per accumulare cripto in questo anno e in questo momento. Ragazzi, non è una novità, io è da un anno e più che dico che il 2023 sarà l'anno dell'accumulo, il 2022 è stato l'anno del bear market, il 2023 sarà l'anno dell'accumulo e del posizionamento. Tra l'altro è un anno che non è andato neanche così male, perché fino ad oggi Bitcoin ha dato degli ottimi ritorni, quindi chi ha acquistato sui minimi oggi comunque si è portato a casa un bel po' di gain, ma è niente ragazzi rispetto a quello che penso che faremo nei prossimi cicli. Ovviamente ragazzi, non sono consigli finanziari, tutti gli investimenti comportano dei rischi, questo lo dovete sapere. Sulle cripto la volatilità è tantissima e quindi è inutile che vi continuo a dire le stesse cose, lo sapete già che è rischioso, ma sapete anche già che statisticamente ogni 4 anni quello di cui sto parlando è semplicemente realtà, si chiama effetto dell'halving. Ma abbiamo anche qualcosina in più di cui parlare in questo momento. Perché sono così tanto convinto che effettivamente ci sarà la prossima bull run e perché stiamo accumulando in Academy, e ti lascio il link sotto in descrizione perché le iscrizioni sono ancora riaperte, forse per la penultima volta, in Academy, e puoi entrare anche tu con noi e lavorare insieme a noi per costruire il tuo wallet prima che sarà troppo tardi. E sì ragazzi, vi spoilerò, come vi ho detto prima, che secondo me un crollo su Bitcoin ci sarà. Perché? Perché è così sempre statisticamente e ciclicamente. Se andate a prendere infatti il prezzo di Bitcoin 4 anni fa, quindi un anno prima dell'halving del precedente ciclo, eravamo esattamente nella stessa identica situazione in cui siamo adesso. E non vi metto il grafico perché ve lo dovete andare a cercare voi. Andate a guardare com'era la situazione pre-halving del 2020 o addirittura anche proprio nel 2020 pre-Covid. Lasciate perdere il crollo del Covid, che quello è stato un caso. Prendete i grafici, ragazzi, nel momento che iniziate ad agire un pochino, se non volete agire, volete l'automatizzazione, allora entrate in Academy, perché lì insieme possiamo studiare e vi posso anche guidare passo dopo passo. Ma oggi voglio cercare di rispondere alla domanda perché secondo me ci sarà la prossima bull run, e quindi cerchiamo di mettere un po' tutte le fila in ordine. Io non solo ragazzi infatti sono convinto che la prossima bull run ci sarà, ma sono anche convinto che la prossima bull run sarà l'ultima grande bull run con la quale si potranno fare dei life change. Il motivo è molto semplice: basta aprire gli occhi, basta leggere due news e basta non vivere su Marte e avere un minimo di consapevolezza finanziaria, di aggiornamento anche su quello che sta accadendo, per capire che Bitcoin in questo momento è sotto la lente di ingrandimento di praticamente tutte le più grandi istituzioni finanziarie del mondo. BlackRock infatti semplicemente poco tempo fa ha fatto richiesta per un'application di un ETF spot, e a seguito di BlackRock praticamente tutti gli altri si sono uniti in coda e stanno aspettando che la SEC approvi questa richiesta di ETF spot. Che cos'è un ETF spot? È semplicemente ragazzi lo strumento finanziario che consente alle istituzioni di investire in Bitcoin in modo regolamentato. Sicuramente una grande istituzione, pensate Apple, non è che va su Binance e si compra Bitcoin e se li mette sull'hardware wallet, è una roba improponibile e impossibile che accada, e quindi ha bisogno di uno strumento regolamentato come un ETF, che sia a livello legislativo, tassativo e gestionale è tutto pronto, è un pacchetto pronto, fatto, loro devono semplicemente investire. A quel punto ragazzi, secondo voi perché la più grande società finanziaria del mondo si sta avvicinando a questo settore? Perché MicroStrategy sta accumulando da anni miliardi di dollari in Bitcoin? Non so se mi sono spiegato ragazzi, miliardi di dollari in Bitcoin. Michael Saylor ha fatto la più grande scommessa della storia, è forse il primo grande miliardario che ha convertito tutta la sua azienda in Bitcoin. Sta investendo tutto quello che hanno praticamente in Bitcoin, un'azienda che non c'entra assolutamente nulla con Bitcoin, ci tengo a precisarlo, perché alcuni dicono ci sono i grandi interessi, non c'è nessun interesse, non c'entra assolutamente nulla, loro fanno software, fanno robe che non c'entrano assolutamente niente col mondo delle cripto. Piccola interruzione ragazzi, perché vi voglio parlare della possibilità di partecipare ad una trading competition su BitGet, veramente molto interessante, di guadagnare soldi reali, premi reali molto molto interessanti, anche con un conto demo, quindi molto molto interessante. La trovate qui sulla home page ragazzi, dovete partecipare alla KCGI, schiacciate partecipa e
create il vostro team di trading. Quindi se siete trader, ragazzi, è molto interessante perché potete vincere dei premi, guardate qua che roba, veramente assurdi, oltre 2.650.000 USDT in palio, addirittura per il trading demo, quindi senza rischiare nulla, 20.000 USDT in palio, per il trading spot 50.000 USDT, il copy trading anche, se fate copy trading su Bitget, 80.000 USDT e i trading futures 2.500.000 di USDT, ovviamente loro spingono di più sul trading futures. Potete anche vincere addirittura un elicottero, non so che cosa ci fate, però vabbè, penso che lo rivendete, oppure se siete se farete i soldi con la prossima bull run potete andare in giro con l'elicottero di Bitget. È molto interessante, ragazzi, qua troverete tutti i dettagli su come registrarsi. Come vedete abbiamo 9 giorni ancora per poter partecipare anche con il trading demo, qua trovate tutte le FAQ che vi spiegano come partecipare. Dovete semplicemente fare un account con il link che vi lascio sotto in descrizione per avere anche uno sconto sulle fee se già non lo fate, e ragazzi iscrivervi e partecipare a quello che preferite. Per esempio su Trading Futures, vedete, si possono creare, potete, anzi dovete creare la vostra squadra e poi i premi saranno sbloccati in questo modo, si possono vincere veramente, ragazzi, 2 milioni di USDT che poi vengono distribuiti a seconda di quante squadre vengono create e a seconda di dove vi posizionate. Dovete fare un po' di volumi futures, potete partecipare anche per il discorso copy trading, quindi unirsi ad una di queste squadre e copiare fondamentalmente i loro trade e condividete con loro anche i premi che potete raggiungere. Potete creare quindi il vostro team oppure unirvi ad un'altra squadra. Create un team, andate qua, dovete diventare trader d'elite, quindi dovete essere, fare una domanda, compilare un form per poter partecipare, oppure se siete dei trader molto semplici o preferite qualcosa di passivo, semplicemente vi unite ad una di queste squadre, scegliete quelle che vi piacciono, andate a cercarvi il vostro trader e partecipate, mettete un budget a disposizione e ragazzi fanno tutto loro per voi e vincete anche i premi. Quindi link sotto in descrizione per partecipare a questa fantastica trading competition di Bitget. Quindi ragazzi, ricapitolando, ecco le motivazioni per cui penso che sì, ci sarà una prossima bull run. Punto primo, l'effetto dell'halving, quindi la ciclicità di Bitcoin che si ripete, ragazzi, ogni volta è la stessa storia. Andatevi a vedere il video che vi ho fatto in cui vi spiego come funziona l'effetto dell'halving, te lo lascio sotto in descrizione, è un video di 40 minuti in cui ti spiego esattamente tutto e anche come ci muoveremo in Academy, ok? Punto secondo, Bitcoin diventerà l'asset più scarso del mondo, sarà più scarso dell'oro, questo succederà già dal 2024, già dal prossimo halving, e di conseguenza sarà un asset assolutamente appetibile come riserva di valore, perché sarà molto più scarso dell'oro e allo stesso tempo anche molto più efficiente. Infatti un Bitcoin lo posso trasferire, lo posso muovere in pochissimi minuti, non ha una difficoltà logistica, l'oro dove lo metto, in cassaforte, in banca, come lo sposto, e può essere addirittura utilizzato anche come strumento di pagamento, quindi va a rispondere a tutte le esigenze di chi appunto ha bisogno di un asset che è una riserva di valore che nel tempo si va ad apprezzare. Quando dico questo, ragazzi, voi dovete guardare il prezzo di Bitcoin di ciclo in ciclo, 4 anni in 4 anni, ovvio che da qui a un mese ha una volatilità che non rispecchia la riserva di valore, ma aumentando di capitalizzazione diventerà sempre di più uno store of value. Punto 3, abbiamo grandissime istituzioni interessate ad investire in questo mercato. Larry Fink, il CEO di BlackRock, uno dei uomini più potenti della terra, ha detto chiaramente che chi ha un portafoglio mediamente aggressivo dovrebbe detenere l'80% di Bitcoin perché è l'asset più profittevole da qui ai prossimi 10 anni. Non l'ha detto Topolino, l'ha detto Larry Fink. C'è un conflitto di interessi? Sicuramente sì, perché loro stessi, cioè BlackRock, la più grande istituzione finanziaria al mondo, ha fatto una richiesta di ETF spot. Non è l'unica, perché sono arrivate anche tutte le altre che si sono messe in coda. Se dovesse passare un ETF spot, arriviamo al punto successivo, perché qui, ragazzi, con l'ETF spot si aprirebbe la strada per tutte le grandi aziende, istituzioni e enti che vogliono investire in questo mercato in modo regolamentato. Quindi un ETF spot sarebbe sicuramente un catalizzatore incredibile che probabilmente arriverà. Ragazzi, è solo questione di capire quando, perché lo so che adesso ci sono tanti dubbi, perché altrimenti il prezzo sarebbe già a $100.000 probabilmente, ma arriverà per il semplice fatto che
appunto, si sta muovendo qualcosa come BlackRock, non proprio l'ultimo degli scemi. E ha, tra l'altro, un tasso di approvazione superiore al 99% di tutti gli ETF che hanno richiesto. Quindi anche questo diventa molto interessante. Punto 5, ragazzi, siamo al 5, credo. Abbiamo lo sviluppo tecnologico che sta portando avanti questo settore in un modo incredibile. Tantissime aziende stanno sviluppando su questo settore. Tutte le altcoin che vedete sono aziende che stanno creando qualcosa, stanno lavorando per costruire delle nuove tecnologie che arriveranno violentemente anche nel mondo reale. Il mondo delle cripto si può tranquillamente paragonare a quello che è internet negli anni 80. Oltretutto, ragazzi, stiamo parlando di qualcosa di inarrestabile, quindi parliamo di un movimento che non si può più fermare. Ci hanno già provato, pensate ai ban cinesi, non hanno mai funzionato. Questo perché? Perché è un settore che muove tantissimi soldi, punto primo, nuove tecnologie, e l'evoluzione, ragazzi, per proprio come è strutturato l'uomo, non si può fermare. E poi arriviamo al punto successivo, cioè il fatto, ragazzi, che questo è un mercato che capitalizza ancora pochissimo. È un mercato, infatti, che capitalizza tipo un sesto, un settimo rispetto ai mercati tradizionali americani. E quindi potete vedere quali sono ancora i parametri di crescita di queste aziende di cui abbiamo appena parlato, di Bitcoin stesso. E questo che cosa comporta? Comporta un aumento sicuramente della speculazione e dell'interesse anche degli investitori che vogliono, ragazzi, sono sui mercati perché vogliono fare profitto, e questo crea tutto un sistema di avidità e di FOMO anche, che ciclicamente torna a ripetersi quando, guardate un po', proprio di halving in halving. Quindi tutti gli astri si stanno unendo e, ragazzi, sono più dati oggettivi che ci fanno pensare che sì, ci sarà la prossima bull run. Potremo sbagliarci? Ne riparleremo poi successivamente, ma io sono convinto che sarete in tanti a chiedermi: ora è troppo tardi, cosa devo fare, eccetera eccetera. Per questo io ti prego, non farlo, non chiedermelo. Entra in Academy adesso, link sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao.